La manifattura nel corso degli ultimi 10 anni è diventata uno dei grandi terreni di sperimentazione del sociale, un'idea di produzione nuova, originale, che ha poco a che fare con i dogmi del paradigma della produzione di massa. Siamo stati abituati a grandi produzioni in serie, a un lavoro alienante, a un consumo standardizzato. La manifattura del futuro parla una lingua diversa. Immagina l'uomo al centro, un uomo artigiano in grado di costruire, ragionare e riflettere su quello che sta facendo, dialogare soprattutto con chi è il suo interlocutore. Le nuove tecnologie hanno enormemente aiutato questa nuova idea di manifattura, da un lato fornendo nuovi strumenti di commercio e di comunicazione, dall'altro dando alle persone nuovi strumenti di produzione al passo coi tempi, strumenti che oggi sono più accessibili e più economici. L'Italia ha fatto molto in questi anni in questa direzione, siamo diventati campioni del lusso, siamo diventati anche in alcuni casi capaci di sperimentare un'idea di artigianalità saldata all'high-tech, come per esempio nel caso della Motor Valley, un luogo magico dove nuove tecnologie e artigianalità si saldano in maniera originale. Affinché tutto questo però continui riproponendo un uomo Faber al centro della scena, è importante che gli italiani e gli europei in generale si facciano carico della sfida di quelle che oggi chiamiamo le piattaforme. Esiste là fuori un mondo estremamente deciso e aggressivo che sta riorganizzando la comunicazione e il commercio, il lavoro in senso molto lato. Gli italiani e gli europei devono farsi carico di immaginare proprie piattaforme che siano compatibili e coerenti con un'idea di lavoro e di manifattura che a noi sta a cuore, a cui noi crediamo profondamente. Va da sé che per affrontare questa sfida abbiamo anche bisogno di riflettere sul capitale umano. Il capitale umano noi l'abbiamo preso come un dato scontato. Se vogliamo immaginare un'economia civile, un management, un'impresa civile, dobbiamo pensare che management e lavoro devono essere sostenuti da un'idea di formazione che a oggi non è sufficiente, non è in grado di sostenere la sfida del futuro. Ma su questo possiamo costruire, di questo abbiamo parlato questa mattina.